vince la 24esima edizione del Media Show Mauro Scrignano. Siamo con Mauro Strigliano, il vincitore della 24esima edizione del Media Show di Melfi. Mauro, benvenuto e complimenti. Di Barletta, quindi pugliese, e te l'aspettavi? Allora, ho portato tutto me stesso, dire che me l'aspettavo non posso dirlo, però l'esperienza vale probabilmente la vittoria. Senti Mauro, il tuo video è bellissimo, almeno per quanto riguarda il mio parere personale, ma naturalmente essendo il vincitore è stato apprezzato da tutti. Un modo molto diretto, ecco, tu ti sei messo in gioco, tu ci hai messo la faccia nel tuo video, si può dire, e anche in momenti divertenti, però hai puntato naturalmente su quello che era il tema, sulla felicità, e ti sei chiesto nel video come posso essere felice. Certo. Io vivo in un contesto che è quello dello scautismo a Barletta, che mi ha dato la possibilità, al di là dello stereotipo dello scout che vende i biscotti o della vita di montagna, mi ha dato la possibilità di assaggiare un pezzo di vita che molti ragazzi purtroppo, a mio parere, ignorano. Una vita molto profonda, consapevole. Noi abbiamo come ambizione, noi scout, soprattutto noi a Barletta, il mio gruppo, di essere cittadini consapevoli e di essere persone libere, che non si facciano condizionare e che abbiano un pensiero critico. Probabilmente senza queste esperienze, lo scoutismo, il canottaggio, perché sono un atleta, o la stessa scuola, non sarei la persona che sono ora, e quindi devo essere davvero grato ad alcuni insegnamenti. Senti, tu nel tuo video ti sei fatto una domanda dicendo: ma cosa voglio veramente, quale scuola mi piacerebbe? E hai dato, diciamo, più riflessioni, ecco. Però diciamo la verità, a voi giovani, per quanto si parli di tecnologia, vi piacerebbe una scuola con intelligenza artificiale o preferite più il rapporto umano? Ok, è una domanda un po' complicata a cui rispondere, perché noi giovani spesso pensiamo alla scuola del futuro come una scuola che abbia un robotino, un professore virtuale, una scuola fatta di comodità. Però io penso che la scuola non deve solo essere comoda, ma più che altro deve guardare all'umano che c'è dietro lo studente, all'umano che c'è dietro anche al professore stesso, e che quindi possa uscire dalla scuola, più che un numero, più che un voto, una persona capace di pensare, di affrontare le sfide del presente, ma per davvero, perché un giorno, quando sarò io ad andare a votare, vorrò votare una persona che mi rappresenti. Quindi, e questo riflette il bisogno di capire quello che mi stanno dicendo, e questo passa per la cultura che ci passa la scuola. Volevi fare dei ringraziamenti, mi hai detto. Sì, mi sento tanto di ringraziare il contesto in cui io vivo, quindi gli scout Astorider di Barletta e la mia tancaia. Mi sento di ringraziare il canottaggio, che mi ha dato un pochino anche la competitività che ho messo in questo video, ma soprattutto in questo contesto mi andrebbe di ringraziare tutta la mia scuola, il liceo scientifico Carlo Cafiero, la professoressa Buona Donna, che ci ha portato qui, è stata probabilmente il frontman o la frontwoman di tutta questa impresa, il professor Vino, che ci ha accompagnato assieme alla Buona Donna, e al mio corpo docente, alla professoressa Raguseo, che mi ha lasciato un importante insegnamento, ovvero quello di studiare non per un voto, ma studiare per l'amore dello studio. Mauro, alla fine del tuo video la risposta poi la trovi, o meglio, il tuo messaggio è forte. La felicità, punto interrogativo, voglio essere felice da grande. Sì, se qualsiasi persona mi chiedesse cosa vuoi fare da grande, quale carriera vuoi prendere, vuoi intraprendere, cosa vuoi essere, io rispondo da un bel po' di tempo: io da grande voglio essere felice, e ovviamente tutto quello che ne consegue, quindi mi piacerebbe rimanere nell'ambito dello studio, magari studiare materie umanistiche, da cui mi sento attratto. Grazie, complimenti.